Salve, qui ancora una volta il Sant'Enchan di sempre. Cioè, faccio un video adesso senza editare come li ho fatti nei primi momenti. Prendo la merenda anche se tardi perché sono le 20. Un bicchiere di latte soltanto. Mi rinfresca. E quindi un saluto a tutte e tutti ed un saluto a Padre Squarchio, che mi ha desiderato di potermi comprare almeno fra un mese un Samsung Galaxy S5, e io ti ringrazio di cuore perché vedi la chiavica di cellulare che ho. Questa mattina ho dovuto combattere con questo cellulare, il Galaxy Young 5360, perché c'è un'applicazione che io sempre devo trovare. Adesso l'editore per Instagram, Insta Square, ho messo, perché l'altro Instabox era troppo pesante. E c'è un'applicazione di Google che cresce, cresce, cresce. Adesso sono 70 megabit e questo cellulare c'ha 280 megabit di memoria interna. È una chiavica. Per, ecco, quindi spero al più presto di potermelo cambiare il cellulare. Prosit. Faccio questo video più che altro per quelli che mi seguono, come il nostro amico Padre Squarchio, perché non è che dico cose speciali. Adesso sto preparando dei video. Infatti, il nostro padre Squarchio mi domanda: Capitano, ma che è successo? Niente video ultimamente? E no, perché ci sono tanti temi di cui parlare. Però cerco anche di stare nell'onda, perché ho fatto molti video e li hanno guardati poche volte. Quando vedo che invece i miei giudizi sulle cose possono coincidere, essere tangenziali agli eventi del momento, come per le esternazioni mie sull'ambulanza che è stata ostacolata dalle macchine in doppia fila e purtroppo è morta una persona, quei video li hanno visti molte volte. Invece, se magari faccio dei video troppo originali, continuerò a farli per la soddisfazione mia e di quei pochi che li vedono. Allora, devo trovare dei temi. In questi giorni stavo leggendo le opere di nuovo di Elemire Zolla, Uscite dal mondo, Lo stupore infantile, Antropologia negativa. Però Padre Squarchio mi chiede, già ho avuto delle richieste nel passato, per esempio Pietro Trevisan mi chiedeva della mistica cristiana ed ebraica. Padre Squarchio invece adesso mi chiede di politica e di parlare e di fare dei tutorial, perché li faccio ironici. Volevo fare un tutorial su quel cellulare che mi sta filmando, che è quello che gli ho regalato a mia madre, sempre di bassa lega, nessun S5, è un Nokia Asha 302 che filma meglio di questo, però più pesante. Allora devo editare il video, togliergli peso, quindi viene di bassa risoluzione. E già ho fatto un tutorial su questo, sul Galaxy Young 5360. È lento, voglio, ecco qua. Qua c'è il mio ultimo video, il messaggio di Napolitano e il suo annuncio della ritirata. E quindi ho fatto dei video sulla politica. Qua c'è una mia immagine e un'altra. Però devo fare altri video sulla politica. Il fatto è che mi è difficile comprenderla. Si direbbe che ultimamente non ci sono più schemi politici. Io, quando
quando ero piccolo e quando ero giovane negli anni 70 ed 80, perché adesso il 26 ne avrò 46, il 26 gennaio. Non seguivo la politica da piccolo e da giovane, da adolescente iniziavo ad ascoltare qualcosa, ma e adesso vedo con stupore che non mi sono perso niente perché tutto si ripete. Non c'è più destra e sinistra. Ci sono solo i poveri e la gente che rischia di rimanere senza lavoro, che sono scomodi ai politici. E poi ci sono la casta politica, che ormai è una classe a parte. E sono tutti ricchi, anche quelli della sinistra. Io non so che pensare. I sindacati hanno tanto fatto proteste giustamente in questi giorni, poi non si sono più sentiti. Come? Dovevano mettere in difficoltà il governo per far passare le leggi che dovevano passare per difendere i diritti dei lavoratori? Hanno fatto tanto scioperi a dicembre, adesso zitti, stanno tutti zitti i sindacati. Come? Ci dovevano essere dei scioperi a catena prima di Natale e prima dell'ultimo dell'anno. Una cosa pazzesca! Prima del 6 gennaio, prima della Befana, una cosa pazzesca quello che fanno! Anzi, quello che non fanno, perché fanno di tutto a parole. Poi passa il 6 gennaio, si direbbe che non hanno più interesse a fare nulla, non hanno più visibilità mediatica. Già quello che fanno non interessa più a nessuno. E allora la gente si incazza prima di Natale perché non ha soldi per il regalo. Allora vanno alle manifestazioni. Dopo che viene dicembre, c'hanno tutti i soldi per farsi il regalo con lo sconto delle liquidazioni. E allora non vanno più a fare lo sciopero, vanno a chiedere un credito. Siamo così gli italiani veramente. E i sindacalisti poi, perché non cercano di mobilitare la gente pure dopo le ferie natalizie e festive? Dopo il 6 gennaio si direbbe che puff, si è sciolto il chicco di neve, il fiocco di neve, si è sciolto al sole. E poi com'era la storia quella? Tanto parlare di politica come vorrebbe, mi scordo i nomi, padre, insomma, il nostro amico che ho menzionato prima. Tanto per parlare di politica, i forconi che fine hanno fatto? Siamo i forconi, siamo i forconi. Tutti fermavano, soprattutto i camion, le macchine, per fermare il traffico. Avevano paralizzato Italia. È stato il risultato più eclatante, no? Che hanno paralizzato Italia. E poi invece basta, sono spariti nel nulla. Anche loro si sono sciolti come neve al sole. E quindi padre Squarchio mi è venuto in mente. Dimmi tu, che ne pensi dei forconi? Come mai pim pum pam, dopo l'esito del Movimento 5 Stelle, che hanno vinto al 25% non so dove, e poi non li hanno fatti governare, sono rimasti terzi. Perché è arrivato primo Berlusconi e secondo c'era Bersani, e fra i due avevano perso di più e sono loro andati al governo, hanno fatto l'inciucio perché si sono alleati, non so. Ma dopo il Movimento 5 Stelle è stata la volta dei forcari, forcaioli, forconari, non so, che dicevano che erano dei satanisti, dei luciferiani, degli illuminati, dei massoni, non so, chi diceva di essere, che facevano un patatrac pazzesco, che poi erano il revival dei forconi degli anni 80 o 70 della Sicilia, però rivisitati da un certo gusto estetico ed ideologico settentrionale. Questo cellulare è una chiavica, aiutatemi ad avere un S5, adesso sta per uscire l'S6. E io vorrei il Note 5 perché sarà più bestiale del Note 4. Magari ci avrà due matite.
quindi fate clic in tutti i miei banner pubblicitari, vedetevi tutti i miei video. Però ritornando, un momento, telefono. Io dicevo, questi movimenti che spariscono nel nulla o rimangono nel territorio, ma nessuno se li fida più, neanche di striscio. Caro padre, che non mi ricordo sempre, Squarcio, no? Che fine fanno questi movimenti? Che disegni avevano? Ma veramente erano tanto compenetrati nel territorio o era più una cosa mediatica? Comunque non ci ho capito niente. Non ho capito se erano i forconi perché avevano le forche, quelle con le quali si sistema il fieno, oppure perché ci avevano i forconi per appendere la gente. E veramente. Questo cellulare detenerla fuori, bisogna detenere la fuga di dati. Ma no, ma poi ti offrono applicazioni. Metti un'applicazione che te ne chiede altre per funzionare. E questi c'hanno la memoria così piccolina. E poi un'altra cosa, io non ho capito ancora, perché c'avevo speranze nel Movimento 5 Stelle, ma com'è tutta questa storia di gente che se ne va dal Movimento 5 Stelle per entrare in altri movimenti politici, partiti? E il movimento come può andare avanti così? Con pochi rappresentanti? E che fine farà il Movimento 5 Stelle se almeno desse vita a una nuova tappa nella politica? Ma il rischio è che quelli che se ne vanno dal Movimento 5 Stelle se ne vanno per i cazzi loro in altri partiti politici, e poi che scompaia il Movimento 5 Stelle, che si debba trasformare adattandosi al vecchio. E quindi non so, ci dobbiamo rassegnare in Italia? Dobbiamo andare all'estero per avere dei politici migliori, o si potrà fare qualcosa? Io ho dei dubbi che in Italia possa mai nascere qualcosa di nuovo. E quindi con questi dubbi non si può pensare molto alla politica, perché vedi che magari uno si occupa delle facezie, ma poi nel Senato, nella Camera dei Deputati, votano delle leggi senza neanche leggerle. Ma questa non è una novità, forse in Italia molti non lo sapevano, ma Michel Moore ha domandato a molti deputati se conoscessero la Patriot Act. E molti gli hanno detto di no, e lui gli ha domandato perché non l'avete letta, ma erano più di 10.000 cartelle. E poi, se per ogni decreto, ogni legge dovessimo leggere qualcosa, dovremmo impiegarci almeno un mese solo per i preamboli, discutere i preamboli. Pensa, gli ha detto che molti emendamenti di legge negli Stati Uniti, nella Camera Alta e nella Camera Bassa, hanno più di 10.000 cartelle. In pratica sono dei faldoni che possono occupare un montacarichi da supermercato. Hai visto quando scaricano i camion che hanno i fogli in A4, in A5 e i quaderni? No, un montacarichi può avere 2 metri di materiale, un cubo di 2 metri. Tu immaginatelo tutto scritto per fare una norma di legge con tanti articoli di legge. Ogni riposto di 500 fogli è un articolo di legge, ci potrà avere 100 articoli di legge di 500 pagine ciascuno, scritti da una parte e da un'altra. Chi legge tanto? E pensare che molte volte queste leggi come le fanno in tutto il mondo? Scrivendole dal principio alla fine? No, prendono dei moduli già fatti di altre leggi, scorporano pagine di altre leggi, le copiano. E poi è come se io avessi una biblioteca piena di racconti, storie, romanzi e novelle, no? Allora faccio, scrivo dei libri,
grandi di 800 pagine, ma non li scrivo tutti io. Prendo un preambolo da Guerra e Pace, uno dai fratelli Karamazov, un altro da Uno e Nessuno 100.000. Sono dei libri scritti da altri che io faccio un collage prendendo direttamente, copiando e appiccicando le prime 50 pagine di, per esempio, un'opera di Kafka. Poi ci metto 40 pagine di Pirandello e 150 pagine di Lovecraft, senza neanche guardare, perché io so che è l'inizio, metà racconto e la fine. E così fanno le norme di legge. Prendono, siccome deve essere sul traffico, gli ultimi emendamenti che portano la firma del PD. Il PD prende gli ultimi emendamenti, li scorpora, prende le pagine che gli interessano di più per fare la nuova legge sul traffico. Quindi, alla fine, è come se riscrivono con delle varianti le leggi che c'erano prima, per poi mettere le loro idee sul presente, che non hanno un cazzo a vedere con le leggi di prima. Poi fanno delle conclusioni, siccome devono venire a compromessi, lo stesso fanno anche gli altri partiti politici e le altre coalizioni dei poli. Quindi PDL, che c'ha coalizioni interne, fanno lo stesso, scorporano leggi, prendono pezzi di leggi, le mettono dentro e poi alla fine un minestrone. E poi certo che ci sono delle contraddizioni e degli spazi vuoti, perché non sanno come fare conciliare tutto quello che mettono dentro. Non scrivono dalla prima pagina alla pagina 15.000 tutto di nuovo. Pensandolo, anche perché dovrebbero andare a leggersi tutto quello che è stato scritto prima, accettato o rifiutato, per vedere che abbia continuità. Invece non leggono nulla di quello che è venuto prima, solo lo leggono nella misura che gli interessa rincorporarlo. Quindi poi fanno delle leggi che sono contraddittorie con quanto prodotto precedentemente e quanto seguirà. È così che fanno le leggi. Il Porcellum, il Mattarellum, che cazzo di nomi gli mettono? Mattarellum, la Sfogliam, la Massam e la Pastamatic. Ma oh, li paghiamo milioni, centinaia di migliaia di euro al mese e una legge la chiamano Mattarellum, un'altra Porcellum, un'altra Stronzellum. Ma oh, che diamine, manco titola così Crozza le sue trasmissioni. Forse la Littizzetto farà qualche libro con un titolo così. Ma norme di legge, Mattarellum, Italicum, quando l'Italicus, tutta la strage, i morti. Vabbè, sono ragionamamenti senza né capo né coda, come tutte le cose che succedono in Italia in politica. Devo scrivere in ordine, sempre che si possa dare un ordine a questi argomenti. Però è così che si fanno le leggi, si incorporano pezzi di leggi precedenti e poi se va bene la legge passa, soprattutto perché ha il voto favorevole di avversari politici che loro hanno messo frammenti loro, riadattati perché sono dei geni, perché portano la firma dei politici e dei partiti politici. Poi quando vedono che una cagata, ah no, ma no, non l'ha fatta Alfano, Angiolino Alfano quella legge. Lui l'ha presentata, ma l'ha scritto un altro per lui. Allora lo riconosce che non l'ha fatta lui. Però prima aveva i meriti di averla fatta, di averla fatta accettare la posizione. E il PD che ha fatto? Ha infilato le sue stronzate di leggi dentro il decreto e quindi voglio vedere che ti ritrovi sotto il tappeto. Altri riadattamenti del cazzo. Beh, questa è stata la piccola nota che ha richiesto il nostro amico padre. Scusami, ma il cellulare non mi funziona. A volte io, ecco, sai dopo quanto tempo ho imparato il nome di Pietro Trevisan? Lo chiamavo Paolo Trevisan, gli cambiavo il nome. E bene o male ricordo il mio. Prima me lo sono dato io, quindi se non me lo dico, che sono a Sant'Enchan. Però ecco, caro padre, che poi è un nome che sembra molto religioso. Ho detto qualcosa di politica, non solo perché sentivo di dirla, ma anche per farti contento, perché so che mi segui e io sento la responsabilità di fare qualcosa che ti possa soddisfare, perché è così che si fa con il pubblico.
però mi voglio documentare per dire le cose in ordine, perché magari non per leggere quello che scrivo, perché non mi piacerebbe, ma almeno per avere un certo ordine concettuale, perché poi è brutto dover scrivere delle cose e non ricordarsele. A me mi succederebbe. Poi sembra che realmente imparo le cose a memoria, se no. Qua ci sono sirene d'automobili di casse ogni 15 minuti. Là non so com'è la situazione. Se qualcuno è di Casal Palocco, mi dica come si vive, se è migliorata o peggiorata la nostra Casal Palocco, Azza, Ciglia, Euro, Ostia. Allora, dopo che ho detto queste cose di politica, dopo che vi prometto maggiori approfondimenti, poi bisogna vedere quello che sento nei TG, vi lascio, perché ho fatto un video pesantissimo, dopo ci metto un'ora solo per dargli formato. Però mi raccomando, non lasciate di seguirmi, questa volta non gli ho dato tagli al video, forse piacerà a qualcuno di meno, ma io sono così, sono cassareccio, c'ho cellulari del cazzo con quale registrarmi. Non sono ricco, non voglio spendere denaro perché poi YouTube non mi dà un cacchio. Mi raccomando, fate clic in tutti i miei video, mettete mi piace. Io so che in molti vedono i miei video perché stiamo sforando quota 87.000. Quindi fatemi un favore. Se avete visto questo video, guardate anche altri 10 come minimo e fate guardare ai vostri contatti, ognuno di loro altri 10. Aiutate questo povero disoccupato. Io non faccio dei video per guadagnare denaro o da esprimere delle cose molto importanti o poco importanti che siano, le sento mie e le sento di esprimermi. Però se potessi avere, se questo povero diavolo potesse avere 100 dollari ogni tanto, farebbe delle cose migliori e ne guadagnerebbe ognuno di voi. Allora vi lascio, ciao. Spero di non aver abusato della vostra pazienza ancora una volta. Grazie padre Sterchio, padre e tutti voi che mi seguite. Ciao, dal vostro Sant'Egidio.